notizie approssimative, perché comunque per noi cioè, la salute dei nostri figli viene al primo posto, per cui se serve andare controcorrente, se serve spendere ore del nostro tempo libero per questa causa, noi ce l'abbiamo speso abbondantemente. Siamo dei semplici genitori, quindi al di là delle mamme ci sono io, c'è Alessandro, c'è Enzo, c'è Andrea, c'è anche Simone, ci sono tanti altri genitori di cui mi sfugge il nome, che collaboriamo insieme proprio perché siamo uniti da questa motivazione. Nel comune di Potenza Picena noi mamme abbiamo avuto due incontri con il sindaco, che ci ha accolto in maniera con molta pazienza, visto che sono stati due colloqui da 3 ore abbondanti ognuna, quindi ha accolto comunque le nostre paure, le difficoltà che abbiamo incontrato anche nel dialogo con i nostri pediatri, perché anche loro comunque stanno un po' tra l'incudine e il martello, e quindi proprio con il sindaco e la vice sindaco, che comunque è qui stasera, abbiamo manifestato la necessità di andare a ripristinare proprio un dialogo, una fiducia, un rapporto proprio stretto fra medico, paziente, fra cittadini e le amministrazioni. Il dialogo, il condividere le preoccupazioni e i disagi e parlarne, non restare chiusi ognuno dentro casa propria e pensare da solo. Bisogna in qualche modo metterci la faccia e non avere paura. Questa serata io voglio ringraziare Simona, perché comunque abbiamo investito tante ore, quindi speriamo che sia un'occasione utile per confrontarci. Ci tengo a sottolineare che abbiamo inviato circa 8 raccomandate a tutti i pediatri del nostro comune. Abbiamo inviato l'invito, dove è dato a cattivo, non è andato a buon fine la PEC, però comunque abbiamo mandato un'email semplice ai dirigenti scolastici. Abbiamo invitato il senatore Morgoni, che comunque è stato uno dei senatori che ha votato a favore di questa legge, ma non perché ce l'abbiamo con lui, ma perché il confronto sarebbe stato costruttivo anche con lui. Poi dopo ognuno ha le proprie. Giusy, che ha fatto la locandina visto che è arrivata, che anche lei è stata una missione, però ce l'abbiamo fatta. E poi che altri che abbiamo invitato? Prima che mi dimentico. Avevamo invitato un dottore di Modena, ma purtroppo non è potuto venire perché aveva degli impegni universitari, quindi comunque noi diciamo, abbiamo cercato di invitare tutte quelle figure mediche, istituzionali, perché secondo noi su questo tavolo di confronto ci dobbiamo essere tutti, non chi è a favore, chi è contro, no, cioè dobbiamo scegliere una strada giusta e corretta, che porti alla fine alla tutela dei bambini, alla salute. Poi non vince nessuno, bisogna fare le cose con un certo criterio, e quando c'è qualche lacuna, soprattutto come si è dimostrato su questa legge, su una pratica vaccinale che non rispetta tutte le norme, è giusto che un genitore, insomma, venga fuori, perché poi la salute dei figli è un bene troppo prezioso. Quindi io concludo, la scaletta è questa, poi passo la parola al dottor Mielico, ci saranno due testimonianze di genitori che hanno avuto figli danneggiati o figli purtroppo che non ci sono più, e poi ci sarà il dottor Gerardo Rossi e in ultimo parlerà l'avvocato Nardozza. Prima di passare la parola al dottor Mielico, un attimo Noemi Tartalini, la vice sindaco, fa un breve saluto. Buonasera a tutti.
tutti, ruberò solo alcuni secondi perché voglio lasciare la parola a chi ha approfondito da tempo e sta approfondendo questa questione. Sicuramente sono stati giorni molto caldi, non solo dovuto questo caldo al meteo, alla temperatura, ma vista la tematica molto delicata che ha coinvolto tutti, le famiglie, le scuole, le istituzioni in genere, ma soprattutto le famiglie. E quindi noi siamo contenti di aver dato il nostro patrocinio a questo incontro, a questa iniziativa, purché basato su un confronto, e così è stato, perché comunque gli organizzatori, che ringrazio per la dedizione, per appunto la passione impiegata in questi giorni per trattare questo argomento così delicato, hanno fatto questo, hanno creato un tavolo di confronto. Dopo, se oggi c'è solo delle persone, dei professionisti che parlano con una sfumatura differente rispetto ad altri, questo non dipende da noi. Comunque l'amministrazione comunale si è dovuta assicurare che questo confronto ci fosse, e gli organizzatori si sono adoperati affinché questo accadesse. Quindi vi ringrazio nuovamente, la legge c'è, va rispettata, abbiamo anche un avvocato che sicuramente non ci dirà il contrario. Certo è che se non la condividiamo possiamo, in maniera democratica e nel rispetto della Costituzione, adoperarci per dire la nostra e per approfondire la situazione. Non rubo altro tempo, ringrazio il dottor Mierico che viene da lontano, il dottor Nardozza, il dottor Rossi per appunto l'apporto che vorrà darci in questo incontro. Grazie di nuovo e buon ascolto.